Abbiamo parlato nella pillola precedente del legame fra mente e corpo. Vi voglio fare un esempio molto concreto per farvi capire che cosa intendo. Se adesso nella stanza in cui vi trovate entrasse una tigre affamata, il vostro corpo reagirebbe in una determinata maniera a causa della paura di essere mangiati. Come reagirebbe? Ci sarebbe un picco di testosterone, di ormone, un picco di adrenalina. Il vostro sistema nervoso diventerebbe più veloce, i vostri muscoli diventerebbero più forti. Cosa succederebbe? Vi trasformereste in un solo istante, grazie a uno stimolo emotivo, in dei grandi maratonete. Forse potresti battere anche addirittura il record del mondo nei 100 metri. E questo è dato e nasce semplicemente da uno stimolo emotivo. Questa è una piccola prova, alla quale forse nessuno di voi ci ha fatto caso, che però sottolinea il forte legame che c'è fra la mente e il corpo. Quello che possiamo fare con il mental training è far sì che questo legame, questo stimolo sia volontario, che voi vogliate tramite la vostra mente sviluppare delle capacità per far rendere al massimo il vostro corpo. Tutto questo è possibile.